Busta bianca formato A4 indirizzata al prefetto, all'apparenza normale, una busta che è stata aperta in segreteria dove non è stata recapitata direttamente perché è arrivata prima all'ufficio accettazione, poi è passata attraverso l'archivio e poi smistata alla segreteria. Non appena è stata aperta dalla impiegata, dall'addetta alla segreteria, la busta è esplosa perché all'interno c'era un micro congegno esplosivo, credo, e l'esplosione ha causato lievi ferite all'arcata sopraccigliare e al braccio sinistro della signora. La signora è andata in ospedale per normali controlli. Sì, nei giorni passati sono arrivate lettere di minaccia al prefetto, comunque altri tipi di intimidazione. No, che lei sappia. Su questo non ho nulla da dire, perché obiettivamente, perché sia arrivata una lettera di quel genere con l'esplosivo dentro, per noi è una vera sorpresa. Né in precedenza avevamo mai avuto minacce o cose di altro genere. Ora stanno procedendo gli artificieri, la scientifica, poi è intervenuto anche il nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco, e quindi noi non abbiamo assolutamente avuto modo poi di verificare per bene il contenuto della lettera, perché abbiamo dovuto lasciare lo spazio a chi in questo frangente deve operare per accertare tutto. All'interno della busta, almeno ai primi rilievi, non sono state rinvenute né sostanze radioattive né sostanze tossiche, e sembrerebbe, ma questo è tutto ancora da verificare, che all'interno ci sia un biglietto. Una precauzione che abbiamo assunto proprio tempestivamente di sospendere l'apertura delle buste e il vaglio della posta in attesa di una bonifica di tutti gli ambienti che è ancora in corso. Si può avanzare già un collegamento con le tensioni sociali di questi giorni in piazza? Varie vertenze, dai rifiuti a... Guardi, non sono assolutamente valutazioni che competono a me.